Salve ragazzi, io sono Pain Master e per dover di cronaca vi aggiorno sulla situazione riguardo lo scandalo sulla colonna sonora di Doom, il polverone scatenato dalla risposta di Mick Gordon a quello che è stato un post, una lettera aperta su Reddit da parte di Marty Stratton. Essenzialmente Bethesda ha rigettato ogni singola accusa, dichiarando pubblicamente di essere dalla parte di Marty Stratton e di Chad Mosholder, dichiarando che il post di Mick Gordon ha distorto la realtà dei fatti e ha presentato fatti incompleti, ha buttato una cattiva luce su tutto lo sviluppo di Doom Eternal, su Marty Stratton, su Chad Mosholder, raccontando l'intera storia da un solo singolo punto di vista. E tutto ciò ha ovviamente logorato totalmente e irreparabilmente la relazione professionale tra Mick Gordon e id Software in generale. Inoltre hanno dichiarato che il post ha fatto sì che è una cosa che purtroppo era prevedibile. Si spera non accada mai, ma accade sempre purtroppo, perché certe persone prendono esageratamente sul personale certe situazioni e quindi si schierano come se fossero in battaglia e si mettono quindi ad insultare e a minacciare le persone coinvolte all'interno di una storia di questo genere. E quindi il post di Mick Gordon ha fatto sì che Marty, Chad e l'intero team di id Software ricevessero numerose email, numerosi messaggi di odio e di violenza verbale. E questo post, oltre a prendere una posizione, chiede anche ai fan di Doom di non arrivare a conclusioni affrettate né di attaccare nessuna delle persone coinvolte in tutta questa storia, che questo include ovviamente anche Mick Gordon e anche lui stesso incluso qui all'interno di questa lettera, come persona che non deve assolutamente essere attaccata da violenza verbale, da messaggi di odio, come neanche tutte le altre parti coinvolte. Quello che però la parte più importante dal mio punto di vista è che viene detto in questo post che Bethesda ha una completa documentazione piena di prove riguardo a quella che sarebbe la realtà loro dei fatti e che saranno pronti a sviscerare ogni singola prova nei luoghi e nei momenti adatti. Quindi probabilmente la storia non finirà qui. Forse tutto ciò sottintende un tribunale, molto probabilmente. Quello che è ovvio e che è il motivo per cui sto facendo questo video è che una storia non ha mai una sola singola verità e che quindi Mick Gordon, ovviamente non sto togliendo niente al racconto di Mick Gordon e anzi ho dichiarato già di essere dalla sua parte, ma ovviamente il racconto di Mick Gordon racconta solo la sua verità e racconta solo quelli che sono i fatti a suo favore. Vi faccio un esempio, no? Tu che stai ascoltando questo video, litighi con una persona e poi vuoi andare a raccontare la storia su come sono andati i fatti. Tu racconti comunque il tuo singolo punto di vista, che non è che per forza di cose sia oggettivo. E inoltre c'è anche la possibilità che tu ometta dei dettagli che ti possano far passare in cattiva luce. Con questo non sto dicendo che Mick Gordon abbia mentito, e anzi ritengo che il suo aver fatto il post di risposta sia stata una manna dal cielo per andare a dare voce con la sua esperienza anche a tutte altre esperienze simili di abuso sul campo del lavoro, nel mondo dei videogiochi, ma anche non. E soprattutto ha apportato alcune prove, al contrario di Marty Stratton, che nella sua lettera aperta su Reddit non ha assolutamente apportato nessuna prova. Come ho detto nel video, certo, sono screenshot, sono cose che si possono anche modificare, non è che si può dare per certo che siano vere al 100%, ma con ciò non voglio assolutamente dire che c'è la certezza che Mick Gordon abbia mentito per essere messo in buona luce. Anzi, è molto più probabile che la cosa l'abbia fatta Marty Stratton, per come stanno adesso le cose, per le prove che abbiamo in mano. Ovviamente nessuno di noi è un tribunale, questa è solo un'opinione pubblica, quindi possiamo avere una nostra opinione, ma non è che possiamo giungere a una conclusione.
quello che stavo dicendo è che comunque quando magari litighi e ometti le parti che ti fanno mettere in cattiva luce, magari Mick Gordon ha omesso quelle volte in cui non si è comportato in maniera al 100% educata, cioè per come ha raccontato la storia, ci sta anche che alcune volte abbia risposto in maniera maleducata, ci sta anche che qualche volta si sia arrabbiato per come è stato trattato. Lui ovviamente non ci ha mostrato come ha risposto, ci ha solo detto: c'è stato un momento in cui, siccome non ricevevo nessun pagamento, ho detto o mi pagate oppure non posso più continuare a lavorare. Sicuramente i toni saranno stati molto più accesi di così. E invece ha mostrato, ha dato prova di quali erano i toni accesi con cui Marty Stratton gli rispondeva. Con ad esempio spezzoni di chat in cui Marty diceva: siamo stati anche fin troppo fottutamente carini con te, vista la situazione, altro che averti trattato in malo modo. E raccontando così i fatti, fai sembrare Marty Stratton l'unico pazzo che insulta e che esagera, mentre tu passi per la persona che è sempre tutta ad un pezzo educata. E non sto dicendo che non possa anche effettivamente essere andata così, sto dicendo che la maggior parte dei casi, quando si litiga e quando poi si racconta il litigio, si tende, poi non è neanche detto che accada sempre, però di solito si tende a omettere quelle parti in cui sei uscito dai gangli anche tu, tra tante virgolette. Quindi tutto questo per dirvi che come sono andati i fatti e come sono andate le comunicazioni tra le due persone, non li possiamo sapere. Possiamo farci un'idea della professionalità di queste persone basandoci su come hanno risposto alle esigenze lavorative in tutta questa storia, ammesso che scopriremo qual è la vera verità finale. Non possiamo giudicare la loro professionalità solo dal loro scambio di battute tra l'email. C'è da dire che non mi sorprende che Bethesda sia dalla parte dei suoi stessi dipendenti, ovviamente, ma mi delude un po', francamente, perché c'era la possibilità di uscirne in maniera più pulita, tra tante virgolette, con una specie di post di scuse, spingendo magari Marty Stratton a fare una sua dichiarazione pubblica riguardo a tutta questa situazione. Magari in modo che ritrattasse il suo post su Reddit e desse una sua reale versione dei fatti. E invece, come ci ha raccontato per quasi tutta la parte finale del suo post Mick Gordon, Bethesda tratta quest'uomo come se fosse intoccabile solo perché sta ai piani alti dell'azienda di software, e quindi gli è praticamente concesso tutto senza ripercussioni, e anzi in situazioni del genere tutti gli altri stanno dalla sua parte. Non è una cosa molto positiva da vedere, non è una bella cosa, perché come ha detto Mick Gordon nel suo post, Bethesda e il suo team legale, tutte le persone coinvolte, hanno rifiutato in passato e probabilmente stanno rifiutando anche in questa occasione di ritrattare sulla versione dei fatti di Marty Stratton di Reddit di un paio di anni fa, solo per evitare che ciò vada ad intaccare la sua reputazione e la sua professionalità. E sono cose che sono intaccate perché nel momento in cui lui ha scritto quel post, lui sapeva che cosa stava facendo, sapeva che cosa stava andando incontro. Andando a mentire, perché quello ha fatto, ha inevitabilmente, obbligatoriamente rovinato la sua reputazione e la sua professionalità. E non è marciandoci sopra e restando fissi su quest'idea che la recuperi la tua credibilità. Sei molto più credibile se ritratti e chiedi scusa. Le persone possono cambiare, è giusto che lo facciano, è giusto ammettere i propri errori. È più sbagliato andare a continuare a sbattere la testa su un qualcosa che si sa che non porterà assolutamente alla conclusione che si aspettano. Non so quale carta nella manica abbiano intenzione di tirar fuori loro, il loro team legale, ma per come stanno adesso le cose è molto difficile che ne uscirà pulita la reputazione di questa persona. È molto più probabile ne esca pulita la reputazione di Chad, perché purtroppo comunque ha solo mixato nel tempo libero i suoni che gli venivano spediti per tirar fuori la host senza che fosse un qualcosa di suo reale interesse, perché comunque non c'era legato il suo nome
non era la host pubblicizzata col nome di Chad, quindi molto probabilmente non ha lavorato al massimo delle sue prestazioni, perché non era un lavoro motivante per lui il dover mettere assieme la host solo perché dovevano venderla come un di più, essenzialmente. In tutto questo sono molto curioso di vedere come andranno le cose da qui in poi. So che Martin O'Donnell, il creatore della colonna sonora di Halo, ha cercato di contattare Mick Gordon. Non sappiamo se i due effettivamente si sono poi parlati, ma sappiamo che lo ha cercato di contattare via Twitter. Non si sa esattamente per cosa, se per una figurata pacca sulla spalla e uno scambio di opinioni riguardo a quello che è successo, o se per offrire il suo punto di vista o una sua soluzione o una ipotetica collaborazione. Ci sono ancora tante cose nell'aria che vedremo dove ci porteranno. Sono molto curioso di saperlo perché questa situazione è molto grande. Ve ne sto parlando non solo per farvi un resoconto, perché alla fine sono tutti post che potete benissimo leggere da soli, per quanto lungo quello di Mick Gordon, ma è più che altro perché possono benissimo essere usati come esempio di brutte situazioni e di brutte gestioni di queste situazioni che vale la pena documentare perché non si ripresentino in futuro. È importante impararci qualcosa da tutto questo, è importante anche e soprattutto per dare una voce a questo tipo di situazioni che accadono fin troppo spesso, nello specifico in questo caso nel mondo dei videogiochi, ma non solo, e dare voce a questo genere di cose è molto importante dal mio punto di vista. Detto questo, ditemi voi cosa ne pensate a riguardo nei commenti, ditemi voi, anche nel caso siate un po' più esperti di me su questo genere di faccende, qual è il possibile passo successivo a questo? Cioè, per come la vedo io, per come lo hanno posto in questo testo Bethesda, sembrerebbe che vogliano portare la situazione in tribunale. Poi vedremo. Potrebbe essere una causa per diffamazione, non lo so. Ditemi voi cosa ne pensate a riguardo. Ditemi anche cosa ne pensate a riguardo di questo post proprio in generale. Se siete anche voi delusi dal fatto che Bethesda tratti alcune persone come intoccabili, o se siete dell'idea che se Bethesda ha risposto in questo modo avrà i suoi motivi e può anche darsi che abbia le sue carte nella manica per dimostrare che hanno ragione loro. Cambiamoci un po' di opinioni e vediamo come andrà. Per ora possiamo finire qui, probabilmente ne riparleremo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ah, PS. Trovo spassosissimo il fatto che Mick Gordon, in risposta a questo post, ha deciso di linkare di nuovo tutto il suo papiro di testo sulla sua versione dei fatti.